5,70. È il proprietario della casa? Sì, il dottor Airborn. Airborn con lei? Sì. Qual è la causa della morte? Due colpi al cuore, non c'è dubbio. La morte è stata istantanea. Quando è accaduto? Circa un'ora fa. Lo possiamo portare via? Sì. Commissario, ha ancora bisogno di me? No, credo di no. Ci sono testimoni? Sì, c'era qui in visita la nuora della vittima col figlio. Ha gridato per cercare aiuto e poi è svenuta. Adesso dov'è? In una delle stanze di sopra. Trovato qualche traccia? Solo delle impronte di pneumatici in giardino. Ah, qui hanno svuotato la bacheca. Già. Si sa cosa conteneva? Antiche monete cinesi di bronzo. Il dottor Airborn ne aveva una collezione importante. A prima vista non si direbbe un lavoro da professionisti. Sì, infatti. Questo Airborn aveva a che fare con gli stabilimenti chimici Airborn? Era il proprietario. Ah. Buongiorno. Permette? Buongiorno. Sono il commissario Costa, il mio assistente Haim. Signora? Svolgiamo noi le indagini. Ma deve esserci anche il bambino. No, la sua presenza non occorre. Vieni un po' in giardino con me. No, mamma, non voglio andarci. Su, caro, vai col signore. Guarda un po', ti piace questo? Mm? Però funziona solo fuori. Tieni, portalo tu. Eh? Così. Si accomodi, prego. Devi tirare sull'antenna. Prego. Grazie. Cosa vuol sapere? Tutto. Per esempio, a che ora è arrivata in questa casa? Verso le 11. E quando è arrivata suo suocero, era solo? La governante della casa. Il sabato viene solo per 2 ore. Anzi, no. Sì, e l'autista è in permesso. Come sono andati i fatti, se la sente di raccontarmelo? Eravamo arrivati qui da circa una mezz'ora. Anche un po' di più, forse. Ho sentito il rumore di un'auto. E qualche istante dopo hanno suonato alla porta d'ingresso e il mio suocero è andato ad aprire. Dove si trovava lei? Al primo piano, con mio figlio. Improvvisamente ho sentito delle voci molto concitate. E poi si è svolto tutto così in fretta. Non riesco a ricordare tutti i particolari. Mio suocero che gridava, un vetro rotto. Mi sono precipitata giù nella stanza accanto all'ingresso e c'erano 2 uomini. Che tipi erano? Può descrivermeli? Uno era piuttosto grosso e tutti e due portavano un... Come si dice? Dei passamontagna che gli nascondevano il viso. Poi il più grosso dei due mi ha trascinato in cucina e mi ha chiuso dentro. Ero paralizzata dalla paura, pensavo solo a mio figlio. Improvvisamente ho sentito uno sparo e poi un altro. Poi il rumore dell'auto che andava via. Allora ho scavalcato alla finestra e sono corsa per la strada urlando. E continuavo a urlare. Urlare, non la smettevo di urlare.
sì, quella è la nuora del grande imprenditore. Ha qualcosa che non mi convince. È finita qualche volta nei pettegolezzi mondani dei giornali. La prima volta è stato 6 anni fa, quando ha sposato Peter Airborne, erede universale della vittima. Prima faceva l'infermiera. E l'ultima volta è stato più o meno 1 anno fa, quando il marito è morto in un incidente aereo in Sud America. Buongiorno. Buongiorno. C'è Martens di là? Non lo so, vado a vedere. Mi dispiace, ma non c'è. Vorrei controllare di persona. Ho detto che non c'è e questo deve bastarti. E va bene. Che voleva? Non me l'ha detto. Dieci rapine in 6 mesi. Caratteristiche comuni a tutte, i luoghi in cui vengono eseguite e la scelta degli oggetti rubati. Case di campagna, cottage, nei quali si trovano oggetti artistici, collezioni di quadri e materiale d'antiquariato di personalità molto in vista. Riassumo ancora una volta le indagini di K5. Dopo aver tenuto d'occhio per vari giorni e in modo sistematico i luoghi prescelti e gli eventuali abitanti, la notte precedente la rapina vengono manomessi i cancelli di ingresso, in modo da poter poi entrare senza difficoltà. La rapina inizia con un furgone che arriva alla casa passando per il giardino. 2 uomini suonano e quando al citofono viene loro chiesto chi sono, fanno il nome di una ditta fornitrice. Appena vengono fatti entrare, tengono i presenti sotto tiro e si impossessano di oggetti d'arte, quadri e di tutto ciò che può avere un valore. Nessuna rapina è mai durata più di 10 minuti. Le auto usate dai banditi, ovviamente rubate, vengono poi ritrovate da qualche parte. Gli organizzatori delle rapine devono essere degli esperti che hanno una conoscenza dettagliata delle collezioni e degli oggetti che intendono rubare. La manovalanza e gli esecutori materiali direi che sono, come spesso in questi casi, piccoli criminali. Nella rapina di stamane è stato ucciso un uomo. Non abbiamo più a che fare con piccoli criminali, ma con dei veri assassini. Beh, che succede? Niente. Quanto c'è sul conto corrente? Ma come, non lo sai? Domattina presto va in banca e preleva tutto. Perché? Devi sparire? Ancora non so. Sì, però torni, vero? Ma perché non vuoi dirmi niente? Bodo, io voglio solo aiutarti. Ti ringrazio. Potremmo sistemarci così bene. Appena avremo una casa nostra. Chissà quando. Io ho fiducia. Vedrai, ci riusciremo. Hai mai avuto paura? Ma che vuoi dire? Se mi mettono in galera un'altra volta mi ammazzo. Bodo, non dire queste cose. Ti prego, ti prego. Vado io. Pronto? Finalmente, stavo diventando matto. È tutto il pomeriggio che aspetto. Com'è potuto succedere?
Ma anch'io ci sono dentro. Sì, ma che facciamo adesso? Sì. Sì. Sì, vengo da te. Dove sei? Sì, conosco la strada. Quando? Sì. D'accordo. Che succede? Devo andare. Vengo con te. No. Fra quanto torni? Non lo so. Ti prego, sii prudente. Sì, sì. Per favore. Ti avverto di una cosa. Se la polizia viene da me a chiedermi spiegazioni, guarda che io dico la verità, non voglio pagare per altri. Ma che fai? Dicevo così. Dai, metti via quella pistola. No. No. Ci cavi qualcosa? No, non molto. Buongiorno. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Salve a tutti. Buongiorno. Commissario, già lavoro di buon'ora, eh? Già. I nostri clienti non vogliono rispettare gli orari di lavoro regolari. Buongiorno, commissario. Salve. Buongiorno. Avete tutti l'aria di aver dormito bene? Tutti meno io. Avete ancora bisogno di me? No, va pure. Avete scoperto chi è? Sì, aveva addosso i documenti. Bodo Sterz, 30 anni, elettrotecnico, 3 colpi di arma da fuoco. E tutti e 3 frontali. Ci ha avvertito una coppia che si era fermata qui perché... Il perché non ci interessa. Quella macchina sportiva blu è immatricolata a nome dell'ucciso e da là le impronte dei piedi arrivano direttamente qui. Lì doveva esserci un'altra macchina ferma. Con tutta probabilità l'uomo gli si è avvicinato e gli hanno sparato. Sembra il luogo ideale per un regolamento di conti. Buongiorno, commissario. Ecco il caffè. Molte grazie, ci voleva proprio. Grazie. Sentite un po', da quale distanza gli hanno sparato, lo sapete? Sì, l'abbiamo misurata. Dov'è Bodo? Ma che è successo? Vieni, entra. Sono venuti 2 della polizia e mi hanno riportato la sua roba.
dispiace molto. Era un buon amico. E su, avanti, cerca di farti un po' di coraggio, avanti. Lasciami stare. Ti hanno detto qualcosa? Gli Spasiades? Erano del commissariato di zona e mi hanno solo informata dell'accaduto. E che altro hanno fatto? Hanno ficcato il naso un po' in giro? Mm? Ti hanno fatto domande? Che domande? Come che domande? Su quello che faceva. Se avevi notato niente. Perché ti interessa tanto? Eravamo amici. Non credo che ci guadagnasse molto da questa amicizia. Attenta a quello che dici, Anita. Tu non sei in grado di giudicare. Che stai facendo lì? Cerchi qualcosa? Avevo prestato una cosa a Bodo. Voglio riprendermela. A me non ha detto niente. No, eh? Non mi sorprende. Chissà quante altre cose non ti ha detto. Smetti, l'ho detto! Calma, calma, calma. A Bodo potevi parlare con quel tono, ma a me no. Basta, vattene! Se lui ha fatto delle fesserie, non puoi prendertela con me. Io non ho colpa di niente, ha fatto sempre tutto da solo. Augurati di riuscire a dimostrarlo. E adesso fuori! Proiettile numero 1, in acciaio. Rigature nella parte centrale. Proiettile numero 2, anche questo in acciaio. E le rigature sono identiche all'altro. Il proiettile numero 1 ha ucciso il dottor Airborne. Il proiettile numero 2 è quello che ha ucciso Bodo Sterz. È chiaro che tutti e due sono stati sparati dalla stessa pistola, una 7.65. Quindi abbiamo due omicidi e un assassino. La ringrazio. Dunque, due uomini aggrediscono il dottor Airborne. Mm-hmm. Segue una colluttazione. Uno dei due uomini lo uccide. L'altro viene preso dal panico e perciò diventa un pericolo anche per il primo, il quale con una scusa gli dà un appuntamento e uccide anche lui. Lo vedi come sono semplici le cose quando uno ricorre al vecchio buonsenso comune? Perché? Lei non è d'accordo? Ma certo. Commissario? Salve, almeno per ora. Buongiorno, Dick. Buongiorno. Vorrei parlare con la signora Airborne. Vuol dirmi il suo nome, prego? Custer. Custer? Sì, Custer, della polizia criminale. Sì, prego. Grazie. Si accomodi qui. Salve, giovanotto. Ci conosciamo, vero? Tu sei quello che ha ammazzato il nonno. No, non sono stato io. Ti ho visto quando l'hai ucciso. Davvero? E che cosa hai visto? Che sei arrivato e avevi in mano la pistola. Ah. Io sono arrivato con una pistola? Sì. E portavo un cappotto scuro come questo? Sì. E gli occhiali? Sì. Tu dov'eri quando hanno ucciso il nonno? Mi ero nascosto di sopra, dentro un armadio. Ah, sì? Tante grazie, Boris. Buongiorno. Buongiorno, signora. Porti il bambino in camera sua. Mm. Su, vieni. Sa, voleva molto bene al nonno. La morte è stato un trauma per lui. Forse non dovrebbe tenerlo qui, almeno per ora. Ha paura di restare solo a casa. E io qui devo fare molte cose. Di là c'è l'avvocato Besler, glielo presento. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Mi chiamo Custer, sono incaricato delle indagini. L'avvocato Besler, legale di mio suocero. Avete già dei sospetti? Qualcosa abbiamo trovato. Cioè? Ancora non posso dire niente. Questa faccenda ha provocato dei danni incalcolabili. E il dottor Airborne aveva investito cifre ingentissime nelle sue collezioni. Quella dei bronzi della dinastia Tang era una delle più famose d'Europa. Io stavo appunto preparando un inventario per l'assicurazione. Potrei averne una copia anch'io?
Darò disposizioni perché gliene facciano avere una. La ringrazio. Negli ultimi tempi il suo suocero ha ricevuto qualcuno che si sia interessato in modo particolare alla collezione di quei bronzi? Mi sembra... No, il dottor Airborne aveva l'abitudine di mostrare le sue collezioni solo agli amici fidati e agli esperti di fama internazionale. Potrebbe farmi avere una lista dei nomi di questi amici ed esperti? È superfluo, si tratta di persone assolutamente insospettabili. Vorrei lo stesso la lista, se può. Provvederò. Ha mai notato se ultimamente c'è stato qualcuno che dalla strada, o da un'automobile, o da un altro punto qualsiasi, teneva d'occhio l'abitazione di suo suocero? Io venivo qui solo una volta alla settimana. Questo avveniva in base ad un preciso accordo concluso dopo l'incidente mortale capitato al marito della signora tra il padre del defunto e la signora stessa. Mio suocero pagava il mio appartamento, la mia auto e tutte le spese per il mio mantenimento. In cambio di tutto questo, ogni sabato io gli portavo il bambino per 6 ore. Capisco. Un accordo molto preciso. Il negozio rendeva abbastanza da poterci vivere. Non erano tanto le vendite a rendere, quanto le riparazioni. Però in tutto il laboratorio non abbiamo trovato un solo oggetto dato in riparazione. In compenso sappiamo che 6 mesi fa il signor Sterz si è comprato un'auto sportiva. Ci ho messo dei soldi anch'io. E 4 mesi fa ha comprato anche un terreno a Mühldorf. Sul suo taccuino abbiamo trovato l'indirizzo di un mediatore. Anche lì ci ha messo dei soldi? O lui aveva vinto una lotteria? Quali erano esattamente i suoi rapporti con Bodo Sterz? Eravamo fidanzati. Abbiamo dato un'occhiata nel nostro archivio. Negli ultimi 10 anni, Bodo Sterz è comparso in tribunale 3 volte. Furto con scasso, falsificazione di documenti. Complessivamente ha passato 6 anni in varie prigioni. La macchina sportiva gli è costata 18.000 marchi e il terreno 40.000. Dove ha preso tutti quei soldi? Non lo so. Allora spero che sappia dov'era Bodo Sterz sabato mattina tra le 10 e mezzogiorno. Non sono in grado di dirglielo. Sono andata dal parrucchiere molto presto e poi sono andata da un'amica. Sono tornata verso le 3 del pomeriggio. Lei non vuole compromettere il signor Sterz. Posso capirla. Però ricordi che così non lo aiuta. È morto. Invece potrebbe aiutare noi a trovare chi lo ha ucciso. Perché lei vuole che lo troviamo, visto che amava molto il signor Sterz. Le dispiace se mi metto a sedere? Prego. Abbiamo motivo di credere che il suo fidanzato conoscesse bene chi lo ha ucciso. Le ha mai parlato degli affari che combinava ultimamente? Affari molto lucrosi. Le ha mai detto chi era il suo socio? Lei ha notato se negli ultimi tempi si incontrava spesso con qualche amico o con qualche conoscente in particolare? Non vuole fare nomi, vero? Ha paura. Ma ricordi, se lei ci dicesse qualcosa, nessuno saprà mai niente da noi. Questo posso garantirglielo. Circa 6 mesi fa si è rifatto vivo un tale, un vecchio amico di Bodo. Si erano conosciuti in carcere. Hanno cominciato a vedersi spesso e ogni volta Bodo tornava a casa nervoso. Qualche volta litigavamo anche. Però Bodo ha cominciato ad avere molti soldi e mi diceva che portavano merce di contrabbando. Niente di pericoloso. Ma circa 3 mesi fa Bodo ha cominciato ad avere paura. Diceva che la faccenda diventava rischiosa. E dopo è andato per 2 mesi ad Almeria. Dove si è fatto stampare il nome su uno di quei manifesti che vendono ai turisti. Sì, in Spagna ci sono dei banchi dove per strada... Poi... Sì, sì, lo so, lo so. Poi, quando è tornato? Andava tutto bene. Non litigavamo neanche più. Però un giorno è ricomparso quel cosiddetto amico. E sono rimasti lì a parlare fino a notte alta. Poi Bodo ha detto, lo diceva quasi tra sé, lo faccio ancora stavolta, ma è l'ultima. Questo quando è stato? 10 giorni fa. Il nome dell'uomo? Avrete delle noie per questo.
Lo sapete, eh? Pazienza. Ne abbiamo continuamente. Non sarà certo lei a peggiorare la situazione. Signor Martens, perché non si siede? Questa è più comoda. Comunque può scegliere. O sulla sedia o steso per terra. Voglio subito il mio avvocato. Prima di investire dei soldi in un avvocato, risponda alla nostra domanda. Allora? Dove si trovava esattamente sabato scorso dalle 10 a mezzogiorno e dalle 22 a mezzanotte? Non rispondo. Voglio prima il mio avvocato. Faccia, prego. Il numero lo saprà a memoria? Altrimenti glielo cerchiamo sull'elenco. In questo genere di servizi siamo insuperabili. Avanti. Ah, buongiorno, signora. La ringrazio di essere venuta. Si accomodi, la prego. Grazie. Il bambino non è voluto venire? No, è rimasto con mia madre. Capisco. Ora le mostro alcune foto, può darsi che riconosca quegli uomini. No? Ne ho una un po' più grande. Sì, potrebbe anche essere uno dei due. Sì, potrebbe essere. Sì, un momento. Ora glielo faccio vedere con il passamontagna sulla faccia. Ecco, questo va così. No? Niente? Aspetti, proviamo un altro passamontagna. Ecco, provi a guardarlo con questo. Non mi pare. Bene, questo glielo faccio rivedere dopo. Adesso proviamo a fare un'identificazione. Venga con me, per favore. Pronti? Sì. Prego, signora, di là. Basta così? Sì. Andiamo. È il numero 4. Ne è certa? Certissima. È lui l'uomo che mi ha immobilizzato e portato in cucina. La faccia è quella. E le mani. Potrei giurarlo. Osservi bene questa foto un'altra volta, con il passamontagna. E questo potrebbe essere l'altro dei due? Sì. Lo direbbe davanti ai giudici? Il numero 4 deve avere una cicatrice. Si è girato un attimo di spalle mentre mi rinchiudeva in cucina. Ha una cicatrice sulla nuca. Lunga circa 6 centimetri. Nei suoi connotati viene indicata come segno particolare. Però è ancora presto per esultare. Il riconoscimento ci servirà a poco. Infatti l'amico ha un alibi di ferro per tutti e due gli omicidi. Lei che cosa ne pensa? Alla salute. Molte grazie. Grazie. Dunque, Martens lavora qui con me da un anno più o meno, come cameriere. Sì. E sabato scorso a che ora ha aperto il locale? Intorno alle 9. E Martens a che ora è arrivato? 10 minuti o un quarto d'ora dopo di me. E fino a quando è rimasto? Fino alla chiusura del locale, dopo mezzanotte. Si è allontanato Martens durante la sera? Neanche per un minuto. Potrebbe darmi i nomi di almeno
un paio di testimoni che l'abbiano visto qui di mattina tra le 10 e mezzogiorno e la sera tra le 10 e mezzanotte. Un testimone sono io. E gli altri sono una sguattera di cucina, il cuoco e la cameriera. E se questi ancora non le bastassero, tra le 10 di mattina e le 12, un paio di insegnanti in pensione sono venuti qui a farsi la loro bevutina come ogni sabato. Uno di loro, il dottor Wenzel, abita qui all'angolo. Martens gli ha raccontato le ultime barzellette. E quanto alla sera, il locale ha fatto il tutto esaurito. Pieno fino a dopo mezzanotte. Martens ha servito mezza sala. Possono testimoniarlo almeno una ventina di persone, tutti clienti abituali. Noi consegniamo il tuo corpo alla terra. Cristo, che è risorto dalla morte, farà risorgere anche il nostro fratello Richard. E ora preghiamo come il Signore ci ha insegnato a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti. Sta lì con l'aria di un pesce fuori dall'acqua. Probabilmente è sempre stato un pesce fuori dall'acqua. Il suocero, dopo il matrimonio, non ha voluto vedere né il figlio né lei per 2 anni. L'ha perdonato solo dopo la nascita del nipote. Riposi in pace. Amen. Dopo l'incidente mortale di Peter Airborne, sono stati festeggiati i 50 anni di fondazione dell'azienda. Una grande cerimonia con uomini politici e industriali. La sola a non essere invitata fu la moglie del figlio. Come fa a sapere queste cose? Ho le mie fonti. È inutile, non ha la puzza giusta per i nasi di questi signori. Guarda con che aria la salutano. Parla Brenner. Ho capito. Va bene, veniamo subito, chiudo. Bisogna passare al laboratorio. Buongiorno, signori. Allora? Ah, commissario. Che succede? Ora glielo dico. Il custode del parcheggio nella Elmenstrasse ha annotato quel furgone perché era fermo allo stesso posto da diversi giorni. Allora, ieri sera ha chiamato la polizia. Il furgone è stato rubato 3 giorni prima dell'uccisione di Airborne dal parcheggio della stazione. Il bottino della rapina era nel vano carico. Non manca niente. La preziosissima collezione di bronzi della dinastia Tang abbandonata in un furgone. Molto strano, non ti pare? Sì. I colleghi della scientifica hanno lavorato tutta la notte sul furgone. E il risultato è che hanno trovato le impronte di almeno 14 persone diverse. I numeri dall'1 al 12 non interessano, ma il 13 e il 14 le piaceranno molto. Sì, maledizione, mi ci sono seduto in quel furgone. Non lo sto mica negando.
Ci ho anche camminato per più di un'ora. Però che quel furgone sia stato usato per la rapina al signor Herborn le giunge assolutamente nuovo, vero? Cosa? Ma che rapina? E chi è il signor Herborn? Ma che furbo. Bodo mi ha... Il signor Sterz mi ha telefonato e mi ha detto che voleva comprarsi un furgone per il negozio. Ma io gliel'ho sconsigliato, gli ho detto che per quella baracca bastava un bidone qualunque. Lui invece il giorno dopo si presenta con quel furgone davanti al mio locale, capito? E mi dice di fare un giro di prova con lui. Beh, il locale era mezzo vuoto e sono salito. Siamo andati al villaggio olimpico e poi sull'autostrada. Bodo mi ha detto che il prezzo del furgone era ottimo. Ecco perché ci sono le mie impronte. Ma come facevo a immaginare che era un furgone rubato? Quella del furto è l'ultima cosa che ci interessa. E cos'è che vi interessa? Che un uomo è stato rapinato e ucciso. E una testimone oculare ha riconosciuto in lei uno dei due rapinatori. E sul furgone abbiamo trovato le sue impronte. Ma se mentre avveniva la rapina Martes. Io ero nel locale e servivo i clienti. Questa Martes. È una cosa che avete già accertato. Ho i testimoni. C'è il piacere di non urlare. Il mio avvocato ha impugnato l'ordine di cattura. Sì, lo esamineremo. Sì, ma non tra un anno, Non ci conti molto, perché potremmo trovare le prove. Riporta in cella il signor Martens. Vi siete convinti? Lei può fare quello che vuole, ma a me non mi incasta. Capito? Le consiglio di calmarsi. Io sono convinto che mente. Può darsi che menta, ma ha dei testimoni. Testimoni attendibili e insospettabili. C'è una disposizione testamentaria di suo suocero, il compianto signor Herborn, nella quale è detto molto chiaramente che in caso di sua morte, qualunque sia la causa, la collezione dei bronzi della dinastia Tang deve passare al museo di Monaco. E noi ci atterremo a questo. Poi la prego di fissarmi una data per la stipula dell'atto notarile col quale la proprietà della villa verrà volturata al suo nome. E subito dopo dovrebbe contattare un mediatore. Perché? Vuole venderla? Purtroppo di questa casa io conservo soprattutto ricordi poco felici. Già, allora veniamo all'ultimo punto. Dopo l'incidente che costò la vita a suo marito, il signor Herborn stabilì che non appena compiuta l'età fosse il nipote ad assumere la direzione delle aziende del gruppo. Per quanto riguarda lei, invece... Io ho diritto a ciò che mi viene assegnato dalla legge. Nel caso avesse domande da farmi o desideri da esprimere, conti su di me. Potrà trovarmi nel mio ufficio in qualunque momento. Grazie. Ah, per domenica prossima alla Camera di Commercio ho indetto una cerimonia durante la quale sarà commemorato il povero signor Herborn. Ci sarò senz'altro. Ah, buongiorno. Buongiorno, avvocato Bessler. Che fa? Va sempre fiutando delle piste? Sì, ho visto la finestra dalla quale la signora Herborn è saltata il giorno della rapina. Non credevo che fosse così alta. Come avrà fatto a non farsi male? E da questo lei trae qualche strana deduzione? No. Gli esami di laboratorio hanno stabilito che i frammenti di stoffa trovati lungo l'intonaco appartengono al vestito che la signora indossava il giorno della rapina. Nel caso arrivasse a nuovi risultati, la pregherei di informarmi subito. Non mi dimenticherò di lei, avvocato Bessler. Arrivederci. Arrivederci. Può descrivermi ancora una volta come si è svolta la rapina? Che cosa vuol sapere? Se non sbaglio, lei ha detto che quando si è accorta che in casa c'erano degli estranei è scesa da questa scala e ha aperto quella porta. No, la porta era già aperta. Ah, mi ripeta quello che ha visto esattamente. Ecco, mio suocero... Era qui. E il più alto dei due lo teneva sotto tiro con una pistola. E poi? Io sono rimasta sconvolta e ho gridato. E un istante dopo, il più alto dei due mi ha afferrato e mi ha chiuso in cucina. Ed è stato allora che ha visto la cicatrice? Sì. Si è girato un attimo di spalle per gridare qualcosa al suo complice. Oh. Posso vedere ancora la cucina? Ma sì, prego. Ha fatto qualche cambiamento in casa dopo la rapina?
No, nessuno. L'avvocato Pesler mi ha fatto aprire la cassaforte di mio suocero per certi documenti. C'era anche un rappresentante della direzione dell'azienda. Quanto tempo all'incirca è rimasta chiusa qua dentro, se lo ricorda? Oh, mi è sembrata un'eternità. No, non saprei dirglielo. E quando ha visto che finalmente i rapinatori se n'erano andati, allora è saltata da questa finestra. Come mai ha aspettato tanto tempo a saltare? Perché non l'ha fatto subito? Ero terrorizzata. Non ragionavo più. Queste fotografie di suo suocero sono recenti? Sono le ultime. Le aveva fatte su richiesta di un giornale. Qui ha un'aria così vitale. Sì. Era un tipo molto vitale e molto sportivo. Sembra il sud Europa, si direbbe la Spagna. Aveva un cottage in Spagna, ad Almeria. Almeria? Sì. Quando è andato l'ultima volta ad Almeria? Oh, in ottobre, credo. Tante grazie. Buon appetito. Altrettanto. Beh, qualche novità nel caso Herbert? Sì. Quel Bodo Sterz è stato dal 10 settembre al 5 novembre ad Almeria. E ha abitato in una pensione distante solo 5 minuti dal cottage del signor Herbert. Interessante. Questa cotoletta non sa di niente. Quindi... il presunto assassino, signor Sterz, e la sua vittima sono stati 2 mesi in vacanza nello stesso posto. Tu che ne dici? Può essere un caso? No, non credo. Allora deve esserci per forza una relazione tra il soggiorno dei due ad Almeria e la rapina avvenuta a Monaco. Ma che tipo di relazione? Forse avevano degli affari in comune. Affari. Trattandosi di affari, perché non affari in antiquariato? Mi sembra inverosimile. Ci siamo chiesti spesso chi fosse la mente di queste rapine d'arte e non abbiamo mai avuto dubbi che si trattasse di un esperto. Il signor Herbert era un grande esperto. Sì, ma gli hanno rubato la sua collezione. E poi l'hanno ammazzato. Questo è il punto. Se riusciamo a sciogliere questo nodo, forse avremo risolto il caso. Martin, mi dica. Ascolta bene, devi andare subito ad Almeria. Fatti aprire dalla polizia spagnola il cottage del signor Herbert e ispeziona bene l'interno. Sì, capisco l'urgenza, ma così su due piedi... Ecco, bravo, è urgente e devi andare. Portami in ufficio Martens. Martens è stato rilasciato stamattina, per disposizione del giudice. Sostiene che non può inquinare le prove. Certo che mi interessa. Quando è avvenuta? E la descrizione dei rapinatori? Grazie. Un altro furto ad un antiquario. 2 rapinatori incappucciati. Martens,
3Y prosegua con la Z2. Signori, buongiorno. 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 Martens non si trova, è scomparso da stamattina. Nessuno dei vicini lo ha visto e al ristorante non sapevano che fosse uscito. Già, c'era da aspettarselo. Questa volta chi è la mente organizzatrice della rapina? Il signor Airborne è morto. Sì, lo so. Tutta la mia teoria non sta più in piedi. Seguiamo un furgone. Odeon 12-1 da centrale. Odeon 12-1. Odeon 12-11 da centrale. Odeon 12-11. Odeon 12-1 e 11, fermate. Il raminatore può essere armato. Sulle mani. Scendi. Svelto. Ma... Ragazzi, è un abuso quello che state commettendo. Va bene, va bene. Appoggia le mani lì sopra. Ecco, è tutta roba che abbiamo trovato nel furgone. Fotocamere, rasoi elettrici, calcolatrici tascabili, in complesso 300 pezzi, tutti nuovi di fabbrica. Il resto devono ancora portarlo su. Nessun oggetto artistico, nessun quadro, nessuna scultura o statuetta? No, niente. Grazie. Prego. Ma si direbbe che siete delusi. Può ben dirlo. Accidenti a voi! Signor Martens, su, di... prenda. Mi scusi, commissario, ma quelli ti trattano come... ti fanno saltare i nervi. Mi scusi, commissario. Martens, cerchi di facilitarsi la vita e di facilitarla anche a noi. Mm? Su, se ne accenda una. Molte grazie, commissario. Grazie, molto gentile. Tu puoi anche aspettare fuori, grazie. Dunque, tutta quella roba risulta rubata. E così pure il furgone. Molto buona. Lei comprenderà che non ci sarebbe difficile risalire alla provenienza della merce rubata e del camion, vero? Mi dica, commissario, perché si interessa tanto a quella robetta? Lei è della squadra omicidi. Proprio per questo. Sto cercando l'assassino del suo amico Bodo Sterz. È quello del signor Herbert. Già. Ma io non le sarò di grande aiuto. Sì, invece. Risparmieremo tempo. No, le tenga pure. Su, venga a sedersi. Venga, avanti, avanti. E si tranquillizzi. Là. Allora? Ma cosa vuole che... E va bene, l'idea ci è venuta in prigione, a Bodo e a me. E poi, quando siamo usciti, ci siamo organizzati in grande stile. Come? Oh. Depositi di materiale fotografico ed elettronico. Bodo procurava gli automezzi e la notte facevamo i colpi, passando dalle cantine o forzando le porte. Da quanto tempo durava? Oh. 5 mesi. E fruttava così bene che Bodo Sterz ha potuto comprarsi una macchina sportiva e anche un terreno? Piazzavamo bene la merce. E quella roba che le abbiamo trovato oggi nel furgone?
Sono delle piccole rimanenze che volevo mettere al sicuro. E di oggetti d'arte lei non si è mai occupato? Di che? Oggetti d'antiquariato, collezioni, dipinti. No, ma perché? Non saprei neanche come smerciarli. E allora come mai c'erano le sue impronte sul furgone che conteneva la collezione rubata al signor Herbert? No, quel furgone l'ha rubato Bodo, l'ha rubato alla stazione. Certo, poi abbiamo fatto un colpo a un deposito di macchine fotografiche. E Bodo doveva abbandonare il furgone, come sempre. Sì, ma lei come fa ad essere sicuro che Bodo l'abbia abbandonato veramente e che invece non l'abbia usato per altri scopi? Chi è l'assassino di Bodo Sterz? Io non so niente. Buongiorno. Buongiorno, signora. Cosa fa? Trasloca? Ho messo in vendita la casa. Capisco. È una casa molto bella. Suppongo che sia venuto per le indagini. Sì, avrei ancora una domandina da farle. Prego. Mi scusi, ma non so dove farla sedere. Oh, non fa niente. È possibile che lei avesse già visto in qualche altra occasione l'uomo che in sede di identificazione ha riconosciuto come uno dei rapinatori? No, lo escludo. Però noi abbiamo accertato che non ha potuto prendere parte alla rapina. Se lo dice lei, evidentemente sarà così. Ma se il signor Martens non ha preso parte alla rapina e se, come lei dice, non l'aveva mai visto prima, come fa a sapere della cicatrice sulla nuca? Io le ho detto tutto quello che sapevo. Mi scusi. Pronto? Per lei. Grazie. Koster. Sì. Sì. Sì, ho capito. A tra poco. Signora Herborn, devo pregarla di venire con me all'ufficio di polizia. Ho chiesto alla polizia spagnola di perquisire il cottage del signor Herborn. Ecco, questo giornale tedesco era in uno scaffale tra libri e carte geografiche. A pagina 3 c'è un articolo sulla serie di furti di collezioni artistiche private. A parte le inevitabili infiorettature di tipo giornalistico, descrive con un'esattezza meticolosa come si svolgevano le rapine. La data del giornale è il 19 ottobre. Herborn fino a quando è rimasta ad Almeria? Fino al 12 ottobre. Perciò dopo il 12 ottobre in quel cottage ci ha abitato qualcun altro che veniva dalla Germania. Lei ha qualche idea? La cerchia degli amici di mio suocero era molto vasta. Quindi lei nega di sapere chi abbia abitato nel cottage in quel periodo? Sì, non ne ho idea. Signora Herborn, lei è stata vista e descritta con esattezza da due vicini. L'hanno anche deposto sotto giuramento. Si sono sbagliati, non c'è alcun dubbio. Vuol dire che effettueremo un confronto. Ora che ricordo, mio suocero mi mise a disposizione il cottage. Voleva che il nipotino si distraesse. Dove e quando ha conosciuto Bodo Sterz? Ma non so assolutamente chi sia. No, la finisca con questa commedia, adesso glielo diciamo noi. Il giorno 26 ottobre lei ha fatto con Bodo Sterz una gita in barca a El Puerto. E il 2 novembre avete noleggiato insieme una macchina. Questo è il contratto di noleggio. Allora, signora Herborn. Un giorno si sedette al tavolo vicino al mio, in un ristorante, e si presentò. E siccome era un bel ragazzo e lei era sola e si annoiava, l'ha rivisto spesso. Sì. E presto si è resa conto di avere di fronte un uomo che era facilmente manovrabile in vari modi. Su questo giornale lei ha letto della serie delle rapine.
E ha convinto Bodo Sterz a organizzarne subito una di quel tipo a suo suocero. E Sterz ha creduto davvero che si trattasse di una rapina. Ma a lei interessava uccidere suo suocero. Non le importava un bel niente dei bronzi cinesi e dei quadri francesi. A lei interessavano solo i 90 milioni di eredità del signor Herborn, per i quali avrebbe dovuto aspettare chissà quanto, dato che suo suocero stava benissimo. Sterz era solo un ladruncolo, non ha retto con i nervi. E siccome diventava un pericolo, lei ha ucciso anche lui. Con la stessa pistola con la quale aveva ucciso suo suocero. Con noi ha parlato di due rapinatori. E noi le abbiamo creduto subito. Adesso però vorrei sapere perché ha accusato proprio Martens dell'assassinio di suo suocero. Sterz una volta mi mostrò delle fotografie della sua ragazza e anche di quel Martens. E mi disse una quantità di cose su di lui. Tra l'altro di quella cicatrice. Perciò durante il confronto non è stato difficile accusarlo. Ho avuto paura. È una trappola, mi sono detta. Ma poi ho pensato, forse accuso proprio quello che loro sospettano. Quindi era pronta a eliminare anche lui, come aveva fatto con suo suocero e con Bodo Sterz, altra sua vittima. Ma che razza di donna è lei? Volevo entrare anch'io in quel mondo. Ero stanca di venirne sempre esclusa. Arrestatela.